Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Pippo Baudo è la storia della nostra televisione. Un professionista che ha cambiato per sempre le regole della conduzione televisiva ed un uomo che ha anche profondamente amato. Una sua ex moglie ha confessato apertamente che una famosa pubblicità di qualche decennio fa recitava: basta la parola. In verità, in questo caso, di parole ne bastano due e si aprirebbe una pagina infinita che riguarda la storia della nostra televisione. Perché forse nessuno, più di lui, appartiene alla storia della nostra TV e alla sua evoluzione nel corso di diversi decenni. Pippo Baudo Verità. Pippo Baudo da Militello, in provincia di Catania, ha avuto una carriera che, in oltre 50 anni, ha attraversato, e superato brillantemente, diverse fasi storiche, portando sempre nei suoi programmi novità e stile. Uno stile che ha sempre avuto anche nella vita di tutti i giorni e che ha affascinato una donna che lui poi ha portato all'altare. A distanza di tanti anni, da ex moglie del conduttore, lei confessa il suo grande timore, qual è? Pippo Baudo, ex moglie, spiffera la dura verità. Una passione fortissima, scoppiata in un lampo e, in men che non si dica, si è immediatamente trasformata in matrimonio. Quello tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è stato amore vero, autentico, appassionato. Quel matrimonio celebrato il 18 gennaio 1986, nel giorno del 40° compleanno del soprano di Rovigo, in quel di Militello, è una pagina rosa che è entrata nella storia dello spettacolo. Nel 2004 è arrivato il divorzio. Una separazione dolorosa, ma che non ha mai compromesso i rapporti tra i due. Durante la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello VIP, la cantante lirica ha parlato spesso del conduttore siciliano. Ha ripercorso la loro storia con parole che spesso hanno trasmesso un messaggio di irrefrenabile nostalgia. Le sarebbe piaciuto che il conduttore si fosse palesato, in qualche maniera, durante la sua presenza nella casa. Invece niente. E la Ricciarelli, nel salotto di Verissimo, è tornata a parlare dell'ex marito. Alla domanda di Silvia Toffanin se il conduttore l'avesse chiamata dopo la sua uscita dalla casa, la sua risposta è stata netta: no, non credo che fosse tanto d'accordo. Ora per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo. Faccio quello che voglio. La stessa Silvia Toffanin non è sembrata molto convinta della risposta della Ricciarelli ed infatti le ha subito chiesto se temesse un giudizio severo da parte del noto conduttore ed anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere. No, perché io faccio quello che voglio. In questa risposta è tornato nuovamente a galla quel forte carattere dell'ex bippona che in tanti hanno imparato a conoscere durante la sua permanenza nel reality. Ma è indubbio che Pippo Baudo rimane per lei qualcosa di davvero speciale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.